Quando se ven veci e non se dorme più come una volta e le notte le parlonghe come l'an della fam, se ganca tem de pensar, ma no a quel che succede tutti i di o che si legge sui giornali e si vede per televisione, no, perché le putante le bosie o robe storte. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati spero sempre in buona salute e voi tutti quanti interessati al dialetto. Vedete che oggi vi accolgo con questa lettura che è tratta da un monologo, pensate un po', di Carmela Failo. Chi è Carmela Failo? Carmela Failo è la sorella della Bice. La Bice che è la mia aiutante 5 stelle ormai, l'ho assunta ormai come aiutante 5 stelle. Bene, la Bice ha ah, questa sorella, Carmela, che abita Baselga del Bondon, è più vecchia mi pare, però anche lei ha la passione della poesia dialettale, quindi Stefano qua veramente hanno la passione per ci hanno in, dentro, in corpo questa passione, la bice scrive, la sorella scrive. E perché oggi leggo qualcosa della Carmela failo, non della bice? Perché la bice ormai... Essendo venuta ad arco il suo dialetto un po' si è, ha <coughs> preso un po' del nostro, anche se ogni tanto salta fuori qualche parola originaria di Baselga del Bondon. Perché ho intenzione, ogni tanto, <coughs> quindi è una novità, ho intenzione di mettere a confronto i dialetti, ma non soltanto i dialetti, diciamo, trentini. Ho già fatto qualcosa, se vi ricordate chi segue avrà visto che ho potuto portare dei testi dialettali ledrensi e quindi mettere a confronto il nostro dialetto altogardesano, archese in particolar modo con quello delle Drense. Abbiamo avuto modo di andare in Val di Sole quindi vedere un po' com'è questa lingua solandra. Bene, oggi <coughs> Eh, la presenza di questo testo della Carmela Farino mi, preme, mi permette di mettere a confronto il dialetto nostro con quello della bas, di Baselga del Bondone, che è un po' diverso da Trento e dal Trentino. Ma vi dicevo che questi dialetti a confronto, ho intenzione anche di fare, di mettere a confronto i dialetti regionali, cioè prendere un giorno il nostro dialetto, prendere un testo, trasformarlo in dialetto un testo italiano, trasformarlo in dialetto nostro archese e confrontarlo con lo stesso testo tradotto magari in un dialetto sardo, in un dialetto lombardo, non so, eh, bergamasco, veneto, napoletano. Quindi è una novità, quindi voglio vedere cosa emerge da questa iniziativa, cioè dialetti, chiamerò questa, ogni tanto la puntata dirò, guardate, oggi ci sono i dialetti a confronto. Possono essere dialetti trentini, ma possono essere anche dialetti italiani. Voglio vedere cosa ne viene fuori, naturalmente, se è di vostro gradimento. Adesso io vi rileggo, naturalmente, quello che avevo iniziato a leggere, leggo tutto questo testo, ed è interessante perché un po' si rivedono attività, modi di comportarsi del passato. Però ogni tanto mi fermo per cambiare certe parole, perché chiaramente sono parole scritte in modo diverso da come facciamo noi. Dicevo, quando Seven, naturalmente questo testo lo vedete sul teleschermo, quindi potete confrontare. Ecco, quando Seven ven veci, quindi quando se vegne noi diciamo veci, e non se dorme più come una volta, e le notte le parlonghe come l'an della fam, come l'am della fam noi diciamo lam. Se Seganca tende a pensare, ma no a quel che succede tutti i dì, o che si legge, noi diciamo che si lese sui giornali e se vede per televisione, per televisione, no, perché le putante, le bosie o robe storte. Allora se sente il bisogno del genuino e se manda a spas la fantasia, magari in dre, dei 60, 70 anni, quando la neva mal, ma che si era più contenti di adesso, che dis che la va ben, noi diciamo che la va ben, ecco vedete che non ci sono grosse differenze, eh sì, erem propri contenti, erem, propri, noi a volte diciamo propri, o anche propri contenti, quando eren picoi, quando erem picoi, ma picoi, quanta gioia, ecco se provava, ecco noi diciamo se proveva per ogni roba che capitava, che capiteva. Fora per la giornata, tut era bel, era limpido. Oh, che bellezza! Oh, beata innocenza! Come me ven, ecco, me ven voglia de invidiar i pupicoi, ma forse no. Ancora i gamassa, i ga quasi tutt', ma i nasse viziadi e quando i daverge, sentite che bello, i daverge i occi, noi diciamo quando i daverze i occi. Gli è più esperti de noi quando gaveven vinti anni». Noi diciamo «quando gavevem» con la M finale. «Ma non era il bel quando se credeva in Santa Luzia, alla Befana, al Bambinel? Anche se poeti i era i regai, che l'era sempre do malmaduri». Ecco, noi diciamo «do nespoi, non «gnespoi», «do nespoi, «malmauri», cade la «d». «Empun de perseche, belle le perseche, con su do dedi de muffa». Con dedi, noi diciamo con su do dei, de muffa. «Eppura non se dormiva quella notte, se ascoltava, ecco, se ascolteva con il core in gola, se per caso passava a Santa Luzia, se per caso passeva Santa Luzia». Una volta mi l'ho vista Santa Lucia, la passava per la strada suonando il campanello. Noi diciamo la passeva per la strada suonando il campanello. Madocca se l'ho vista, ecco, Madocca sta per Madonna se l'ho vista, anche se gli altri gli diceva di no. La merestada stampada occhi che mi pare de vederla ancora. E che mal che stava, ecco, che mal che steva, eh, stevo. Pensando che nessuno i me ne credeva, in e mandava ecco, i ne mandeva a dormire buon'ora anche la sera di quella notte che doveva venire Sant'Antonio a portare il vedelot. Ecco, Sentite quest'altra usanza. E noi, per paura che Sant'Antonio il cambiasse strada, Sant'Antonio il cambiasse il strada, ne toleven, tolevem dal forno e il nostro Robi, poi vedremo cosa è il Robi, quel bel sas, anzi qui lo dice, sì, quel bel sas roscalt, e neven, nevem, a dormir de onda. Soli santi a quei tempi poteva passare dentro l'us della stala, anche, anche, seghera Gio, e qui siamo come a Dio, eh, seghera Zol, Bassel, col Vedelot, in cesta sulla schiena, in cesta, poi vedremo cos'è il basel. quindi non cesta ma cesta noi diciamo sant'antoni la rivava ecco sant'antoni la riveva senza far tanteloni drea quella il portava anche a cuneleti o zoleti ern siori e non saveven Erem siori e non sapevem. la mattina drio prima denar en cosina Neven, nevem, e la stala veder se l'era arrivata. ghera l'era sí. sì. E anche tutto bagna come la vessa c'è come la sguaz. Eppure quella notte l'era sta tutta una serenata. E quando coreven, quando coreven in giro per i pradi, noi diciamo per i prai, De tra l'erba e i spini, ogni tanto ciapeven, non so petada, e non che la ne feva sanguinare, il de poles del pe, poles, sì, pollice, e po, tut se giustava, tut se giusteva, da sopposta, senza bisogno de ceroti, noi diciamo ceroti, o disinfettanti madrio de noi. Che era sempre l'angiol, diciamo l'anzol, custode che ne feva da babysitter. Cercaven, cercheven, fiori di tutti i colori, poi comodaven, i comodevem, e abusata con sorantoc toc de vedo trasparente, e li contemplaven, e li il nostro mondo. Ma che mondo? È un mondo limpido, genuino, colorato e da ben, da ben. E noi, contenti della gioia pupura del sol. Temp brut o temp bel per noi, l'era sempre festa. Quando era i temporai, l'era una delizia, coi toni e i sfiantini. Poi vedremo cosa sono i sfiantini. L'era il Signore Dio che impizzava, ecco, impizzava, che impizzeva, noi diciamo, e smorzava, noi diciamo, e smorzeva le luci del ciel, Beh, noi diciamo ciel, però vedo che anche sul vocabolario del diamedigo si usa mettere anche ziel. E l'era tut en slusor, e poi ne va via con la sua carrozza, con le rode ferate come quelle dei cari, se sa ben che il fevan gazer del diaol, quindi se sa ben che il fevangazer del diavolo a correre in quel modo sul salesà del paradiso. Ecco, questo salesà, noi diciamo sarasà, che bel che l'era. E foran dei spiazzai quando se binava l'acqua di nasgolbia Ecco, e foran dei spiazzai, noi a volte leviamo l'esse, nei piazzai, quando se bineva. Eh? se bineva, quel per noi l'era l'ac de Tiberiade, e le bolle che feva le gocce grosse, noi diciamo le gozze grosse, le ratud barchete de Sampero che neva per il lac. E dopo le sede desfava tutte, dopo le, le sede desfeva. Gio per il rojal, ecco Gio, noi diciamo Zo per il rojal, per la roggia, eh, per il ruscelletto, e noi lì sotto l'acqua, bagnati ma contenti. Quando era il sole, Coreven drio le farfalle come fa adesso certa gente, certa gente, drio ai i soldi. La sera dopo notte, era panuei, sentiremo dopo cosa sono i panuei, che ne portaven in la camera, che ne portevem in la camera. coi dedoti, ecco, ischissevem coi deoti sulle testere dei letti. Perché se tacassa la lumetta a legno, perché se taches la lumetta a legno. E andiamo avanti. Ne pareva de dormir da siori con tutte quelle lumete. era su ben tacà, ben tacalpiat. Su sotto il voltempian, voltempian, ma l'era senza lampadina. Così se ne va a dormir con la lampadina del comune, comun, comun noi diciamo, che ne vardeva proprio dentro dalla finestra. Quando era fredda, neven en la stala, neven en la stala scaldarne fuori le buganze, che grataden tra i dedotti, ecco noi diciamo deoti, e che spizza, da Nadal feven, fevem, e presepin, den canton della stala, den canton, fen e paia genera, fem, il fieno, diciamo fem, e paia genera, e i personaggi, i feven con le patate triveline, i fevem, sempre con le M. malanot, la caura, ecco la caura è bella, è la capra, o i cunei, inerosegava, ecco, inerosegheva la Madonna e anche al bambinello, e allora giù a piangere, ecco, soite g che vengono sostituite dalle z, e allora zo a piangere, ma subito, ecco, ma subito, ma subit, la ne passava, la ne passeva, perché patate in la caneva che era ancora, e anche paia e fen, fem, giù per i gerli, zo per i gerli, sembra di essere adro, adro si dice così, giù gerli. La primavera se semolava fuori dal letargo, se semoleva fuori dal letargo, giugaven, zugaven per i spiazzai, per i spiazzi, a far da mame o da maestre. Cercavem, cerchevem sui giaroni, sui geroni, tocchetti dei piatti roti colorati e con quei ne impiantavem, ne impiantavem una cosina. A volte il nostro papà ne feva una trombetta con la pola de morar, eh? appunto la la, 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 il morerno, diciamo, una maccia de legno fatta col tornino. Anzi, macia, scusate, attenzione, vedete qui l'importanza, la macia. Ho capito che qui c'è qualcosa che non va, e c'era l'accentino, macia. Sapete cosa la macia? È la bambola, è una, una bamboletta, la macia di Len fatta col tornio. Per il gen piantava, il gen pianteva do broche da fraga la testa, de quelle broche dalla cappella tonda e grossa, con quei ocioni le ne pareva propri vive e vere, altro che barbi. Ma se la neva antera su un dem Pontarol, non te la ciapavi pu, non te la capevi pu, la serudolava, la serudoleva finché era strada. Per il vendo santo, a tutti i mateloti, noi diciamo a tutti i puteloti del paese, il gefava ecco, il gefeva, na ranela de len, ecco, una ranela è una raganella che noi diciamo la racola di legno, da sgrentenar da far rumore, da far fracasso per le strade, o qualche volta anche Ancesa, anche i preti cantava, il passio o i mattutini, e le campane le gaveva la bocca stropada eh, fin il Dì de Pasqua. Ecco, sta bocca stropada, la bocca stupada, chiusa, fin, fin, il Dì de Pasqua. Bene, avete sentito queste usanze di Baselga del Bondone, della Carmela Failo, adesso Leggo questo vocabolario perché c'erano dei termini che vale la pena appunto evidenziare. Il Robi, ecco il Roby, c'era spiegato, è un sasso riscaldato nella stufa. Il basel che cade il basel è il fermo di legno mobile, è quel legno che facendolo scendere praticamente chiude le ante, chiude una porta di legno del passato. Ecco, far teloni, non teloni, teloni, Vuol dire far baccano, rumore. Beh, descolzi, scalzi. Ecco, gli sfiantini, avete, quando c'è il temporano, temporai e sfiantini sono i fulmini. Beh, slusor è il luccichio, il salesà, per noi sarasà, è il selciato. Ecco, la sgolbia, ecco, non è la sgorbia, attenzione, sgolbia con la L è una pozzanghera. Beh, il roggialvo, detto... Ruscello la roggia in italiano Ruscello. Ecco, prendevamo i panuei. Pensate un po': sapete cosa sono i panuei? Sono le lucciole. E le lucciole cos'è che hanno nella coda, nella parte dietro? Una lumeta, una piccola luce. Loro prendevano pensate un po' le lucciole, se le portavano in camera e le appiccicavano poverine, sul, 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 sul fusto di legno del letto. Poi vi ho già detto la caura e la capra. Ecco, e questo termine che avevo pronunciato macia e vi dico ancora l'importanza dell'accento, non l'accento sulla A, macia, ma l'accento sulla I, macia. E cos'è la macia? È la bambola, che il papà, appunto, della Carmela e della Bice, costruiva con un tornio di legno mosso, pensate un po', a mano o a pedale. Poi la ranela, ecco, beh, la raganella, eh, questo mi ricorda, io ne ho a casa mi pare una, è la racola, cioè quella geggia in legno che permetteva di fare quel rumore caratteristico che si suonava, che, si, che, emette, che queste racole emettevano durante la processione del Venerdì Santo, quando appunto le campane non potevano suonare. C'erano le racole, che sono dette anche raganelle, a Baselga dicono la, le ranele, al singolare ranela, e poi sgrentenare appunto il papà Faceva la bice e alla caramella le racole, anzi le ranele, perché potessero sgrentenar lungo la strada, perché potessero far rumore, far quel fracasso tipico che emettono appunto quelle che noi chiamiamo invece racole. Bene, oggi abbiamo fatto quindi questo confronto fra il dialetto nostro e il dialetto di Baselga del Bondone, grazie a questo scritto. Della Carmela Fai, la sorella della Bice, che naturalmente ringrazio, le mando i saluti attraverso la sorella Bice, la ringrazio per questo scritto e quindi vi ho già detto che qualche volta ogni tanto farò questo confronto fra i dialetti non soltanto trentini, ma anche fra i dialetti regionali. Quindi, con questa novità vi ringrazio per avermi seguito, spero che sia stato sempre interessante. Vi aspetto alla prossima trasmissione ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci!